Buon pomeriggio e benvenuti a Olio Capitale, quindicesima edizione del Salone Internazionale degli Extravergini Tipici di Qualità. Siamo qui in un padiglione 28 gremito di espositori e gremito di visitatori e siamo qui per dare spazio ad iniziative di valorizzazione e di promozione territoriale che vedono protagonisti numerosi territori della penisola. In questo caso il comune di Corato, il territorio di Corato e della varietà coratina dell'oliva che hanno deciso di essere presenti all'edizione di Olio Capitale attraverso una serie di iniziative che hanno fatto sì che fossero ben 13 gli espositori e i produttori di olio e non solo in grado di arricchire questa lista e questa manifestazione. E qui al mio fianco ho il sindaco di Corato, il professor Corato De Benedittis, con l'assessore Bucci e la presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone, alla quale darei la parola per un saluto istituzionale, visto che a dare il benvenuto è il Comune di Corato. Buon pomeriggio a tutti. Io cercherò di essere molto breve perché vorrei che insomma a parlare fossero gli altri relatori di questa bella conferenza, di questo bel talk. Saluto il presidente del parco Francesco Tarantini e vi porto chiaramente i saluti della città di Corato, dell'amministrazione coratina. Olio Capitale è giunta. Corato è il secondo anno che partecipa. L'anno scorso c'erano 9 aziende produttrici, quest'anno sono 13. Beh, credo che questo significhi tanto, significhi volontà da parte dell'amministrazione di valorizzare la cultivar, valorizzare quella che è la nostra eccellenza. Però, vedete, le belle intenzioni ce le diciamo sempre, si parla, no? Dell'importanza del nostro olio, delle sue proprietà, ma quello che deve fare un'amministrazione poi è concretizzarle le idee, tradurle in fatti, altrimenti restano solo belle parole. Quindi con orgoglio rappresento il Consiglio Comunale, rappresento un'amministrazione che sin dal suo insediamento ha avuto come punto fermo questa idea della valorizzazione, ma un'idea concreta significa proprio mettere a bilancio, nel bilancio di previsione di un comune, stanziare delle somme per lo sviluppo economico in generale e quindi in particolare per la cultivar, per iniziative come queste che vedete. Perché la nostra presenza fisica? Perché la presenza dello stand istituzionale del Comune di Corato? Non è un viaggetto, non è una gita, è promozione del territorio. Un territorio che vuole farsi conoscere perché comprende il valore delle proprie risorse e quindi questo permette anche di creare una sinergia concreta tra amministrazione e produttori. Io mi fermerei qui lasciando la parola a tutti gli altri e chiaramente con orgoglio rappresento la nostra comunità e ringrazio i produttori che insieme a questa amministrazione stanno facendo questo bel cammino. Grazie. Grazie Presidente. Io mi permetto da umbro di dare un cenno da osservatore nuovo, perché sinceramente in questa iniziativa, in questa volontà di fare promozione del territorio, a me piace fare una differenza sostanziale tra quello che per noi è territorio e quello che è per i francesi il terroir. Ed è una differenza sostanziale perché il territorio è a disposizione di tutti. Nella concezione di terroir che hanno sviluppato i francesi, il territorio si unisce fortemente con una risorsa umana che agisce in quel territorio, in quella terra, ed è in grado di differenziare, grazie alla sua conoscenza,
la qualità delle attività produttive. Io che ho fatto un po' di, ho passato un po' di tempo con i protagonisti, con i responsabili degli stand qui presenti in questi due giorni a Olio Capitale, mi sono accorto che ci sono tanti giovani e c'è una ventata di novità che va a toccare anche la storicità di un marchio, di una varietà che è la Coratina, che è per tutti tranquillamente legata al nome di Corato e sinceramente nelle 500 varietà di oliva che popolano l'Italia, 538 per esattezza, che porti il nome del paese ne ho trovata solo un'altra, che è la Taggiasca legata ad Arma di Taggia in Liguria. E qui siamo in una terra dove c'è un vino che è la Malvasia Istriana, c'è una Bianchera che è una varietà di oliva del Triestino e della Slovenia che è qui vicino a noi. Non ci sono varietà di olivo che sono diventate ambasciatrici di un paese, del paese più fortemente rappresentativo come in questo caso Corato. E questa cosa, lo dico al sindaco e all'assessore Bucci, è sorprendente perché per una volta io mi sono accorto lo scorso anno, venendo io venivo a Corato per la pallacanestro 40 anni fa, sì. E quando dovevo venire a Corato lo scorso anno ne parlai con il professor Giorgio Pannelli, luminare della potatura a vaso policonico, che i tecnici come questo qui conoscono, e Pannelli mi disse: mamma mia, sai Maurizio che mi hanno detto che a Corato stanno facendo l'olio? Come a Corato stanno facendo l'olio? Perché fino ad ora che facevano? E questo apre uno scenario importante che coinvolge l'olivicoltura pugliese. Noi parliamo, la faccio corta, però parliamo e facciamo spesso festa intorno ad un comparto che è quello olivicolo, che è in profonda crisi. Io vengo da una terra che è l'Umbria, dove il 40% degli olivi sono abbandonati. Al confine con l'Umbria c'è la Toscana, dove il 40% degli olivi sono abbandonati. L'olivicoltura si sta abbandonando, perché l'olivicoltura è scomoda. L'olivicoltura si sta abbandonando perché quando si guarda un'oliva o un olivo, e l'avevamo detto quella sera, professore, non ci accontentiamo di vedere la bellezza del paesaggio che quell'olivo rappresenta, ma pensiamo solo all'olio che da quell'olivo potremo ottenere. Io invece vi devo dare una notizia, che l'olivo non fa l'olio. L'olivo fa le olive. Se l'olivo facesse l'olio, il ciliegio farebbe la marmellata, non la fa. E quindi la ricchezza di un olivo è una ricchezza paesaggistica. Se noi vogliamo dargli un valore di promozione territoriale, di valorizzazione territoriale, che vuol dire promozione, far conoscere, valorizzare, vuol dire far valere di più, dobbiamo fare l'olio buono. Perché altrimenti la strada che si percorre non porta al raggiungimento di un obiettivo. E per produrre meglio bisogna dare una giusta valorizzazione alle nostre radici, che non sono diverse le mie da quelle pugliesi dei coratini. Le mie radici non sono diverse da tutti quelli che hanno la fortuna di vivere in un territorio con degli olivi. Noi abbiamo sbagliato, anche l'Umbria, abbiamo sbagliato perché abbiamo pensato che io la memoria di mio padre, di mio nonno, dovessi portarla avanti continuando a produrre olio come lo produceva lui 50 anni fa, quando era un valore storico per la Mezzadria, ma dove la Mezzadria era una situazione sociale dove l'unità di misura e il comune denominatore era la miseria, cosa che sinceramente oggi mi permetto di dire non c'è più. L'unità di misura che noi dobbiamo oggi rappresentare, il valore della radice reale che ci lega a chi ci ha preceduto non è l'olio, è l'olivo, quell'olivo al quale
a casa mia non si dava l'acqua perché mio padre mi diceva che l'olivo l'acqua se la cerca da solo. Ed era una forma elegante per non dirmi che lui non aveva l'acqua da dargli. Oggi il fatto che ci sono tanti giovani in questi 13 stand che da Corato hanno portato Coratina ed altro qui a Trieste vuol dire che abbiamo persone che hanno una differenza sostanziale con mio padre. Hanno studiato. Mio padre aveva fatto la terza elementare, che per uno nato nel 1914 era già parecchio. Oggi l'olivicoltura, se vuol crescere, deve affidarsi a chi studia. Oggi l'olivicoltura, se vuole crescere, deve capire che l'estrema tecnologia in frantoio non può essere unita ad una forma di allevamento dell'olivo che è legata a quello che faceva mio nonno 50 anni fa. Bisogna studiare anche lì. E questo agronomo, che ha 29 anni, è una dimostrazione di come l'agricoltura non sia più lavorare la terra e stare a schiena bassa. Oggi l'agricoltura e l'olivicoltura sono meccanizzazione, ma è soprattutto conoscenza. E io l'ho sperimentato in questi due giorni che ho avuto la fortuna di passare di là, a Capodistria, dove sono andato a vedere che cos'è la passione per l'olivicoltura e che cos'è la ricerca nel frantoio. Allora, se Corato si impegna in questo, caro Assessore Bucci, anche grazie al contributo che l'amministrazione comunale ha voluto dare, se Corato si impegna in questo deve avere come obiettivo non solo il miglioramento della qualità dell'olio, ma creare qualcosa che consente ai ragazzi di Corato di capire che possono andare a fare meglio quello che i miei genitori pensavano di far bene 50 anni fa. Prego. Assessore Bucci è assessore allo sviluppo economico e quindi le risorse che sono state dedicate a questa iniziativa partono poi da una borsa, da un portafoglio che è a disposizione dell'amministrazione comunale. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. E noi abbiamo lavorato esattamente in questi anni, abbiamo lavorato proprio in quest'ottica, nell'ottica di valorizzare un territorio per valorizzare un prodotto e viceversa, nella consapevolezza che le due cose non sono assolutamente separate ma costituiscono un unico grande obiettivo, perché ecco, lei diceva prima a Corato si fa l'olio, ma a Corato non solo si fa l'olio, Corato è la Coratina, è nostra, diciamo, è il nostro patrimonio, non a caso il nome della cultivar porta il nome della nostra città. Però forse lo sapevamo in pochi, o forse non lo sapevamo neanche noi. E l'obiettivo è stato esattamente questo, creare una sinergia tra il pubblico e il privato per valorizzare il prodotto, per valorizzare il territorio, per creare davvero un'opportunità di marketing territoriale. E di questo ringrazio senza dubbio le aziende che hanno creduto con noi in questo progetto, perché anche questo non è stato semplicissimo. Cioè, la disponibilità di un'azienda a sedersi a fianco all'azienda concorrente per creare un unico progetto non è così scontata. Quindi io ringrazio veramente le 13 aziende che sono qui presenti. Ma anche quelle aziende che per problemi, insomma, anche personali oggi non sono qui, ma che fanno parte di questo progetto, perché davvero questo ci ha consentito di dare un impulso forte a questo, al prodotto, alla valorizzazione di questo prodotto. E non a caso oggi siamo qui in fiera con il comune con il maggior numero di aziende presenti, pari o forse di poco inferiore a quello di una regione presente qui in fiera, ma noi siamo un comune e non una regione, e questo davvero lo diciamo con orgoglio, perché è stato un lavoro che ci ha coinvolto tutti a 360 gradi e che oggi ci porta a questo piccolo risultato che è un punto di partenza. Non siamo assolutamente arrivati da nessuna parte, ma abbiamo gettato l'amo ed era quello che in realtà serviva e che forse era mancato. Abbiamo gettato l'amo, adesso stiamo lavorando insieme, siamo qui. Le aziende più giovani hanno anche
creato un'associazione, per la prima volta abbiamo accorato un'associazione di produttori olivicoli, e questo ci fa veramente piacere. Un'associazione che però è riuscita a tenere dentro anche chi non è socio e rappresenta la tradizione olivicola di Corato. Noi siamo presenti qui non solo con le aziende più giovani, con l'associazione, ma anche con la nostra cooperativa storica che conta ben 800 soci, e anche la cooperativa si è messa al fianco dell'amministrazione per lavorare a questo progetto, e anche questo è un risultato non scontato assolutamente. Quindi noi oggi siamo qui davvero perché stiamo provando a realizzare un progetto importante, un progetto che vedrà protagonista la città, vedrà protagonista il prodotto, vedrà protagonisti le aziende che insieme stanno decidendo di lavorare, e questo è per noi un risultato veramente, ma veramente importante, di cui siamo contenti. Abbiamo investito come ente pubblico, hanno investito certamente anche le singole aziende, ci abbiamo scommesso e abbiamo messo, diciamo, ognuno ha messo il suo, ciascuno ha messo il suo, e se oggi siamo qui con più aziende rispetto allo scorso anno è perché quel fermento in città si è percepito, quel fermento tra le aziende si è assolutamente percepito, e quindi c'è un numero che, cioè, diventa contagioso, ecco, le cose belle sono contagiose per fortuna, e quindi questo è assolutamente uno degli obiettivi che intendiamo portare avanti e realizzare. Grazie Assessore Lucci. Adesso però lei ha fatto dire, ha tirato in ballo delle cose, io adesso comincio a, come si dice dalla mia parte, a sgrullare l'albero. Perché io non posso fare il passaparola, perché sennò, infatti, sarebbe sufficiente per dare futuro a questo progetto smettere di fare l'olio, o quantomeno cominciare a pensare che l'obiettivo non sia l'olio, perché se andiamo a vendere tutti quanti l'olio, vendiamo tutti la stessa cosa. E se vendiamo tutti la stessa cosa, chi lo compra, visto la cultura dell'olio che c'è in giro, e vedo il mio amico Fulvio Raimondi che si impegna con Olio Evo Cultura qui tutti i giorni sui social, chi vende l'olio è quello che lo fa pagare di meno. Invece l'obiettivo di un progetto di valorizzazione e promozione legata all'aumento della redditività per un'attività agricola che altrimenti non sopravvive. E per aumentare questa redditività agricola non è sufficiente fare un olio buono, per l'olio buono è il minimo comune denominatore, altrimenti non si va da nessuna parte. Intorno all'olio buono ognuno di voi, ognuno di coloro che sono impegnati in questa attività devono riuscire a costruire un profilo identitario che rende quell'olio unico. Ci racconta la storia della sua famiglia, ci racconta dell'ombra di quelle piante, ci racconta passeggiandoci intorno magari, ci racconta del tempo passato nella raccolta delle olive, di come quella raccolta delle olive fosse un'attività commerciale di fondo, fosse una necessità per vivere, ma fosse anche stata utile a creare una passione che oggi l'ereditarietà di un impegno in campagna ci porta a rispettare nel tempo, quasi dovessimo fare un regalo a chi non ci è riuscito. Dobbiamo smettere di pensare che l'olio sia il fine, l'olio è il mezzo. Il fine è la conquista di un mercato nuovo che consenta di avere una redditività diversa per chi produce. E questa cosa nasce anche grazie all'attività, che io banalizzo, dopo magari qualcuno si arrabbierà. Io ho sempre detto che la Puglia è un patrimonio olivicolo straordinario, nonostante quello che è accaduto in Salento con la Xylella, anzi quello che è partito dal Salento e oggi sta salendo con la Xylella. Il patrimonio straordinario della Puglia è che è la banca olivicola per tutta l'Italia che produce. E magari le caratteristiche, le peculiarità nuove della varietà coratina sono venute fuori perché qualche toscano ci ha vinto un premio senza chiamarla coratina, però comprandola. Perché l'attività di molti olivicoltori pugliesi, giustamente,
perché l'olivo non è solo olio, l'olivo è frutto, come il ciliegio è frutto a Turi per la ciliegia ferrovia, è la commercializzazione del frutto che ti libera anche dall'obbligo di dover far l'olio e di doverlo vendere. Allora io domenica scorsa ero a Bologna alla giornata conclusiva dell'Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio e non so perché mi hanno messo a tavola con il proprietario di Palazzo di Varignana. Proprietario di Palazzo di Varignana è il proprietario del CRIF, quell'attrezzo che quando voi andate in banca e la banca vuole informazioni su di voi, ecco, telefonano a lui. E lui lì è proprietario di un resort col campo da golf con 500 ettari di terra e 150.000 piante di olivo. E la commerciale che era seduta vicino a me mi ha detto: ma è difficile vendere l'olio di 150.000 piante. Gli ho detto: ma perché devi fare l'olio da tutte queste 150.000 piante? Vendi le olive, cosa che fanno gli olivicoltori pugliesi. E il presidente Tarantini ne sa qualcosa, perché dalle parti delle Murge di superintensivo che sono nati per questo, ma sono scelte economiche serie, importanti, non sono negazioni o bestemmie nei confronti dell'olivicoltura di un tempo. Allora quando il proprietario sentiva questi discorsi, mi ha detto cosa stai dicendo? Io ho detto questo. Perché noi in Italia siamo anche vittime di una forma di razzismo olivicolo. Il razzismo olivicolo è che se uno da Perugia viene a comprare la coratina a Andria, si storce la bocca, chissà quando. Però se vai a comprare l'oliva di Frantoio a Bologna, sei un figo. A Andria, no, il razzismo olivicolo. Il proprietario del Palazzo di Varignana ha detto: questa qui l'idea mi piace, e ha detto ad Eleonora, la sua commerciale: piantiamo altre 50.000 piante. Il posto ce l'ha, i soldi non gli mancano, c'ha una Lamborghini Urus da 220.000 euro verde pisello metallizzato, quindi ti rendi conto che non è che ha problemi a cambiare il colore della macchina. Ma il verso è questo: noi dobbiamo capire che l'olio è un veicolo, non è un obiettivo. Dobbiamo anche essere rispettosi delle tradizioni coratine, perché non dobbiamo pensare che un olio che possibilmente dovrà costare almeno 30 euro il litro possa avere un mercato accorato, perché accorato ognuno ha il suo l'olio, e va bene che ognuno abbia il suo di olio, perché anche in Umbria accade la stessa cosa, dove ognuno ha il suo, dove ognuno pensa che il suo sia più buono, sempre quello, dove tu giri per gli oliveti e ne vedi uno potato in una maniera, uno potato in un'altra, e tutti e due hanno ragione, l'uno dice che l'imbecille è quell'altro, quindi sono due imbecilli a seconda da che punto lo vedi. Ma lo studio, la ricerca, la capacità di aprire un libro che non deve essere vincolata ad un percorso di studi ben determinato, perché sinceramente mi dispiace dire una cosa, la smetto. Mi dispiace dire una cosa perché dimostra qual è il livello di percezione dell'olivicoltura nel nostro paese. Non esiste una scuola per l'olivo. L'Istituto Agrario di Andria, così come l'Istituto Agrario di Todi, dove io vivo in Umbria, l'Istituto Agrario di Todi, 150 anni, io ero lì a fare quello che faccio oggi, il sarto, con il professor Servilli e con il dottor Panelli, professor Servilli, biochimico dell'olio, che ha scoperto i polifenoli bioattivi 30 anni fa, e ancora noi, dov'è Sandy? Stiamo scrivendo estratto freddo, vuol dire che non abbiamo capito niente, perché estratto freddo non vuol dire niente. E il professor Giorgio Panelli, che da 44 anni insegna la potatura a vaso policonico, io ero lì, c'avevo una lavagna piena di ragazzi, ho chiesto loro chi di loro ci avesse una bottiglia d'olio a casa. E io ve lo chiedo adesso, chi di voi c'ha una bottiglia d'olio a casa? Tutti. Chi di voi ha bevuto vino oggi a pranzo? Io no. Tu hai bevuto vino? Lei sindaco? Non ho nemmeno pranzato. Non ha nemmeno capito. Terzo.
terza domanda, chi di voi fa il corso di viticoltura ed enologia? Tutti, e non beve il vino nessuno. Chi di voi fa il corso di olivicoltura e dell'aiotecnica? Non è che non lo fanno, non c'è. In Umbria, dove il verde dell'Umbria è dell'olivo, non è della vite, al famoso, antichissimo istituto agrario di Todi, dove il fratello di mia mamma nel 1923 faceva l'istitutore, non c'è il corso di olivicoltura e dell'aiotecnica. Ad Andria c'era, ma l'hanno levato. L'ha detto Cataldo Tandoi. L'università nemmeno a sparlarne. E allora la cultura dell'olio, questi dove la imparano? Chi gliela insegna? Diamo un giro con i bicchierini di plastica? Dove andiamo con i bicchierini di plastica? Con i bicchierini di plastica richiamo economicamente quelli che fanno gli scienziati quando ve lo girano e vi vengono a insegnare l'analisi sensoriale. Andare in giro con i bicchierini di plastica per l'olio vuol dire come andare a fare l'enologo dopo un diploma da sommelier, e non penso che sia sufficiente un diploma da sommelier per fare l'enologo. Devi farti 3 o 5 anni di università di viticoltura ed enologia e una decina d'anni di esperienza in campagna. E allora è ora di fare qualcosa. Io lo dico in tutti gli angoli d'Italia dove ogni tanto mi chiamano a raccontare queste storie. Il primo che arriva, che decide di fare una scuola per l'olivicoltura in un paese, sarà il primo e segnerà la strada per tutti quelli che ancora non hanno capito che una terra come l'Italia e una regione come la Puglia senza una scuola per l'olivicoltura saranno solo in mano dei commercianti. E allora per far questo bisogna sviluppare il turismo dell'olio. Io ho scritto il regolamento del turismo dell'olio 6 anni fa, dopo però l'hanno portato avanti altri. Vabbè, Stefano è interista, quindi va bene. Il turismo dell'olio che cos'è? Il turismo dell'olio non è vendere bottiglie al frantoio. Il turismo dell'olio è conoscere il proprio territorio, apprezzare la bellezza degli olivi di Coratina che popolano gli oliveti di Corato e farne un biglietto da visita. E quando arriva la gente dovete auspicare soltanto una cosa, di avere gente non con il portafoglio per pagare l'olio caro, ma gente che sia capace culturalmente per capire quello che voi gli raccontate, perché se la gente è culturalmente preparata, e lo è preparato chi ha i soldi e chi non ha i soldi, perché io avevo un amico mio a Città di Castello che faceva il meccanico, aveva qualche difetto, si drogava anche un po' troppo, era pagata che se n'è andato presto, ma metteva da parte 10.000 lire al mese perché voleva andare a mangiare almeno una volta all'anno da Vissani. Vuol dire avere il piacere di un qualcosa che è equiparabile soltanto a chi è amante d'arte e vuole andare ad Amsterdam a vedere il museo di Van Gogh. Se io il piacere per l'alta cucina non vado a spendere 300 euro perché ho fame, perché se io ho fame meglio che a casa non mangio da nessuna parte, ma la cucina è arte. In questo senso noi dobbiamo essere conoscitori del territorio e pensare che quello che ci abbiamo noi da tanto tempo intorno per noi è un'abitudine, ma per altri è una novità. E quando ci abbiamo le galline intorno, pensate a quei bambini che le hanno viste soltanto nei cartoni animati e gliele fai vedere vive. Una volta un bambino mi disse: ma si muove. Questa storia è una chiave di volta determinante che responsabilizza le teste, responsabilizza la formazione. So che voi a Corato avete in ballo dei progetti per dare corpo a luoghi dove sviluppare la conoscenza e la formazione. Tutte cose, signor Sindaco, che vanno ad integrarsi in un progetto di marketing territoriale che non deve essere legato solo alla vendita di olio,
ma deve essere legato alla necessità di dare agli agricoltori una redditività tale che gli consenta di non abbandonare le loro piante. Sì, buongiorno, in primo luogo consentitemi innanzitutto di fare dei saluti, salutare le aziende della mia città di Corato che sono presenti qui in modo massiccio, significativo. Avete in qualche misura occupato la fiera di Trieste e di questo ne siamo fieri, siamo molto contenti. Consentitemi di salutare anche i colleghi sindaci che vedo presenti, la sindaca di Minervino, Lalla Mancini, il sindaco di Sant'Eramo, Vincenzo Casone, il sindaco anche di San Nicandro di Bari, Peppe Giannone, abbiamo viaggiato insieme questa mattina, come anche il segretario di Città dell'Olio, Vanni Sansonetti, che saluto con amicizia, il presidente dell'UNAPOL, il presidente nazionale Tommaso Lo Iodice, che saluto, ringrazio per la sua presenza qui, e il presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nonché il nostro concittadino Francesco Tarantini, che è collegato da remoto e che ringrazio anche per la presenza, così come la compagine politica della nostra città, che è presente qui in modo significativo attraverso la presidente del Consiglio Comunale, appunto Valeria Mazzone, il consigliere comunale Alessandro Palmieri e ovviamente l'assessora alle attività produttive Concetta Bucci. Perché faccio questo elenco? Saluto anche tanti altri assessori, vice sindaci che degli altri comuni pugliesi, nostri anche della città metropolitana di Bari, che sono qui presenti. Ho visto anche in aereo il consigliere regionale Dario Stefano, che raggiungeva Trieste, come anche mando un saluto al carissimo Francesco Paolicelli, presidente della commissione regionale, e l'assessore all'agricoltura Pentassuglia, che appunto era presente qualche ora fa qui in fiera e che saluto tutti con amicizia. Perché questo elenco? Perché questi saluti? Perché è indice di un territorio che avverte il bisogno, la necessità, l'urgenza di fare squadra, di costruire un reticolato di relazioni, sia di rapporti istituzionali che di rapporti, diciamo, economici, e che in qualche misura esprimono la vivacità, esprimono l'essenza e l'identità di un territorio, quello di Corato ovviamente, non solo, quello della città metropolitana di Bari, quello della BAT. Corato è una città cerniera di raccordo tra Bari e BAT, e questo è, a mio parere, da vedersi come un fattore quanto mai positivo, importantissimo, perché le due province, insomma, sono da sempre chiamate a dialogare tra di loro, sia relativamente alla promozione economica, allo sviluppo economico. Non per niente come Corato facciamo parte del patto territoriale Nord Barese Ofantino, che abbiamo recentemente salvato, è vero, rimesso in carreggiata, e Corato ha avuto un ruolo determinante su questo, il Consiglio Comunale stesso della città ha avuto un ruolo importante per questo, e quindi le due province, ecco, sono destinate ad interagire anche relativamente, diciamo, alle opportunità territoriali, sia di carattere economico, di carattere produttivo. Pensiamo agli oliveti, i nostri oliveti sono estesi sul territorio, su un territorio così vasto, in cui si intersecano, proprio si incuneano i territori di Corato, dentro quello di Trani, dentro quello di Andria, dentro quello di Ruvo, di Biceglie, insomma, dove tu neanche te li immagini
a ridosso di Corato si incuniano gli uliveti che rientrano nel territorio di Trani, tanto che col sindaco di Trani Bottaro, che saluto, ovviamente si pensava proprio a una forma di gemellaggio tra il moscato di Trani, i cui vitigni diciamo sono in buona parte dentro il territorio di Corato, e la cultivar coratina, l'olio extravergine, i cui uliveti in buona parte vanno a sfinire verso il mare di Trani e di Miceli. Insomma, che voglio dire con questo? Voglio dire che la vocazione di questo nostro territorio antica, che esprime, testimonia dunque il fatto che di olive, di uva, di olio, di vino, ma anche di mandorle, come di grano, come di pane, da sempre, oggi però questa vocazione trova nuove voci, nuovi protagonisti, che sono chi? In primo luogo i produttori. E il dato, a mio parere, più importante e più significativo oggi è dato proprio dalla presenza di tante nuove imprese, che a volte sono anche delle micro imprese, che in questo caso producono olio, ma vale anche in modo simile, anche se diverso, per quanto riguarda il vino, ora anche per quanto riguarda le farine, producono olio e lo fanno, come si diceva poc'anzi, proprio puntando tutto su che cosa? Su una reinterpretazione in termini innovativi della tradizione, che apre dunque alla sperimentazione, che apre alla necessità di ricercare diciamo, opportunità e percorsi che vadano sul versante del miglioramento del prodotto. Tutto questo richiede formazione, come si diceva, e Corato sta facendo da questo punto di vista un importantissimo investimento, sia sulle sue scuole. Abbiamo un istituto alberghiero, abbiamo un istituto agrario, e con i dirigenti scolastici delle rispettive scuole si sta costruendo, come con le aziende, altrettanto un rapporto di approfondimento per introdurre appunto percorsi di studio collegati al territorio, e dall'altro canto sta partendo questo grande progetto che è AgriFood Hub, che vede insomma la partecipazione del Politecnico di Bari, dell'Università di Bari, di alcune grandi aziende come Molino e Casillo, che diventerà un polo di alta formazione dell'agroalimentare, che sarà proprio funzionale alle necessità di questo nostro territorio. La faccio breve perché dalle vostre facce, dai vostri volti, mi pare di capire che il tempo stringe. No, che il tempo stringe. Per cui concludo dicendo questo. La presenza a Trieste per il secondo anno di seguito quest'anno è un punto d'arrivo e un punto di partenza nello stesso tempo. Nel corso dell'anno 2022 non siamo rimasti fermi a Trieste, come sapete. Abbiamo durante tutto l'anno investito su eventi che hanno dato centralità alla cultivar coratina, fino alla festa importantissima, la fiera che abbiamo fatto il 12-13 dicembre, per tornare fino alla costituzione dell'associazione dei produttori, che è un dato a mio parere importantissimo, che segna anche una discontinuità generazionale rispetto alla rottura degli individualismi che da sempre contrassegnano un po' il nostro mezzogiorno. Ora, diciamo, tornati a Trieste in maniera così massiccia, dobbiamo, rientrando poi in Puglia, riprendere il percorso, perché diciamo è necessario fare ulteriori passi in avanti relativamente non solo all'olio di oliva, ma a tutto quello che ci sta intorno, a partire da chi come voi produce anche bottiglie, contenitori che indicano una creatività,
una voglia di investire su bellezza e racconto delle nostre terre che, diciamo così, come Trieste, hanno da dire, diciamo, veramente tanto a tutti coloro che, non solo per motivi commerciali, anche per venire al nostro bellissimo mare, per venire a far visita a un territorio stupendo come l'Alta Murgia, c'è il presidente qui che ha candidato a Geoparco UNESCO, che ha un parco archeologico, un parco rurale, un parco architettonico tra i più belli al mondo. Bene, deve trovare un territorio che sappia raccontarsi, che sappia dirsi, che sappia far veramente appassionare chiunque lo attraversi. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona fiera. Grazie signor Sindaco. Lo ha chiamato in causa il dottor Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ma io, da inguaribile critico, chiedo al professor Tarantini, al dottor Tarantini, ma il parco è come tutti i parchi in Italia dove non si può fare niente o si può fare qualcosa? Prego, da dove ci parla intanto? Dov'è? Nella sede del parco? Ma innanzitutto, diciamo, non so, questa domanda che lei mi fa è una domanda un po' sincera, nel senso che perché appunto la biodiversità o parco nazionale. Sentite, aspetta. Collegato con l'audio, lì. Chi ha l'audio? Vai Francesco. Sentite? La prima andava. Sentite? Adesso sì. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti dalla sede più che dal parco, se quanto riguarda la luce, perché Marianna Acquaviva che mi ha invitato a questo convegno e questo momento di divulgazione. Il parco non è mai vincolo per il territorio, anzi è un'enorme occasione di sviluppo per questo territorio, lo dimostra la nostra regione, la Puglia, che ha visto aumentare il numero delle aree protette da 10 a 20 parchi regionali, è aumentato anche il territorio in cui è interessato dalle aree protette. Nel caso dell'Alta Murgia addirittura abbiamo avuto negli ultimi anni parchi che non solo non hanno chiesto di uscire dal parco, ma addirittura di entrare nel parco. Grazie alla perimetrazione degli aree abbiamo l'ingresso di due nuovi comuni, che sono il comune di Acquaviva delle Folti e il comune di Paterna. Parliamo di Corato e della Coratina. Corato è uno dei 13, dei 15 comuni del parco dell'Alta Murgia, un parco che, come molti di voi sanno, è il parco rurale tra i più importanti in Italia, se non d'Europa, un parco che si estende per 68.000 ettari, abbraccia 15 comuni e due province, quella di Bari e quella di Padre. Un parco che ultimamente è candidato anche ad entrare nella rete dei geoparchi UNESCO. Parco che non è solo uno strumento, come dicevo poc'anzi, importante di tutela della biodiversità, ma deve rappresentare per il territorio un importante occasione di sviluppo. Non deve mai essere visto come ovviamente un piccolo. Ed è appunto per questo che volevo rispondere a qualche punto che la Marianna Acquaviva aveva messo nella lettera, appunto su quello che chiedeva l'associazione, ma si sta puntando da nuovi turismi, e bene sì, stiamo puntando e stiamo lavorando come parco a lavorare con i turisti. Non solo ci è stata riconosciuta la seconda fase della CES, della Carta Europea del Turismo Sostenibile, e stiamo gestendo gli operatori turistici, ci stiamo formando, questo significa anche migliorare i servizi ricettivi, ma stiamo lavorando sulle
nuovi turisti, i nuovi turisti quali che sono botanica, il turismo, il geoturismo, il turismo che vada a valorizzare il patrimonio enogastronomico. Ed appunto per questo con un mese fa abbiamo proposto di realizzare una fiera dei parchi e del turismo differenziale sostenibile, un evento nazionale della fiera di Gravina. La fiera di Gravina è il secondo punto di turismo della Puglia, che ricade nel territorio del parco della Tarsuta. E quest'idea lanciata dal parco, usata dal comune di Gravina con gli altri, dalla regione Puglia e dalla Federparchi, vedrà questa nuova fiera prendere forma a marzo 2024, quando il parco della Tarsuta andrà a compiere 20 anni. Questo per dire che il parco sta lavorando anche sulla massa, sullo sviluppo della massa di turisti. In particolare, venendo al tema di Corato della Coradina, io ho ascoltato male, ma perché si sentiva male, l'intervento del sindaco De Benedittis. Per quanto riguarda Corato della Coradina, che per il parco già Corato vuole lavorare molto, non solo sulla valorizzazione della Coradina, ma anche su quello che è il turismo, la valorologia, perché nel territorio di Corato esiste l'insegnamento critico più importante del parco, quindi la valorologia. E perché no, una sfida che non ho affrontato con il sindaco era quella anche di lanciare una sorta di turismo religioso, perché ricordiamo che i cittadini, tutte le persone che vengono a Corato a visitare la casa di Chiesa la Santa possono essere portate, invitate a visitare il parco. La materia di tutta la Santa regala che noi in qualche modo meglio il fatto della Tarsuta, cioè liberata vicino a un mondo di denari grande. Quindi stiamo portando avanti tutte queste iniziative, ovviamente intesa con i comuni, e tutte queste iniziative, compresa anche il marchio del fatto che rappresenta un bilancio anche molto importante per il territorio, stiamo portando in accordo con tutti e 15 comunità. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Abbiamo pochi minuti, dobbiamo lasciare spazio al prossimo evento in programma, ma ci terrei a sentire la voce di un giovane agronomo, di dottor Andrea Pezzolla, che ha 29 anni ed è impegnato in olivicoltura e nell'aiotecnica, cioè nei sistemi di estrazione. E io vorrei che lui ci desse uno sguardo giovane in grado di essere allo stesso livello della gioventù che la varietà coratina dimostra sempre di più. La coratina si dimostra veramente una delle varietà di oliva più interessanti, più innovative. Io l'ho assaggiata una coratina l'altra sera dal mio amico Sandy Babic, e lui coratina in Slovenia la scrive col K, però ha detto: io qui in Slovenia voglio coratina, perché la coratina è una grandissima varietà. E di questo non dobbiamo essere gelosi, dobbiamo essere solo orgogliosi. Andrea Pezzolla ci racconta quella che è la nuova frontiera della varietà coratina. Buon pomeriggio a tutti. La coratina è una varietà unica nel suo genere. Oggi noi abbiamo le capacità e le conoscenze per poter trasformare sia in frantoio le olive dalla cultura coratina, sia a livello agronomico, coltivare queste piante in modo differente. Abbiamo le tecniche, conosciamo le tecniche di coltivazione adeguate per poter ottenere oli totalmente diversi da quella che era la coratina in passato. Oggi stiamo rivalorizzando la coratina, stiamo riscoprendo forse la coratina autentica, quello che è realmente la coratina. Lo stiamo scoprendo oggi, molte volte. Oggi le tecniche di trasformazione, anche andare a variare quelli che possono essere frangitori, tempi di granulazione, ci permettono di dare a ogni produttore di dare al suo olio la sua firma. Una oli autentici e di valorizzare quelle che sono le caratteristiche di questa varietà.
La varietà coratina si presta quindi, grazie ai suoi contenuti anche di antiossidanti, ad essere un olio unico al mondo e apprezzato in tutti gli areali di coltivazione del mondo. Molte volte in alcuni areali, oggi in alcuni areali del mondo, come ad esempio l'Australia e il Sud America, la coratina è molto più valorizzata di quanto lo sia oggi nel nostro territorio. Quindi noi dobbiamo capire, comprendere come trasformare la coratina, quello che stiamo facendo, e questa è una piattaforma di lancio per poter dare oli di coratina, un olio diverso dall'altro, e oli autentici, espressione del territorio, della personalità del produttore che la produce. Finito. Assessore, ti saluto. Grazie. Sì, grazie. Soltanto per salutare e ringraziare intanto Città dell'Olio per il prezioso supporto e apporto non solo in ambito promozionale per la promozione dei prodotti, ma anche proprio in ambito formativo. Abbiamo appena concluso una serie di eventi formativi con Città dell'Olio diretti anche agli amministratori, perché la prima formazione deve essere anche nostra, quindi è assolutamente sono stati eventi fondamentali perché ci hanno aiutato ad acquisire anche una consapevolezza, e questo è stato importante. E consentitemi di fare gli auguri e augurare buon lavoro alla neonata associazione Terre di Coratina, che diciamo, come vi annunciavo, è appena sorta, e con la quale speriamo di poter continuare e proseguire in questo percorso, coinvolgendo tutte le realtà esistenti sul territorio. Ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento. Grazie a voi. Ciao Corrado.